Ok ragazzi, oggi parliamo di ex obesi, in generale cercheremo di affrontare il tema e di capire quali sono le criticità nel nostro percorso di ricomposizione corporea e di bodybuilding quando nel nostro passato abbiamo avuto dei periodi, soprattutto magari in adolescenza, in cui eravamo cicciottelli, leggermente in sovrappeso o addirittura in condizioni di obesità. Quindi cerchiamo di capire come regolarci e che differenze ci sono, come questo in generale condiziona il nostro percorso. Prima di partire, al solito vi invito a iscrivervi a questo canale, quindi qua sotto mettere la spunta per la notifica eccetera, e di seguirci sulle nostre pagine, in particolare quelle di Instagram, nel quale siamo particolarmente attivi. Quindi detto questo, ex obesi. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono mai stato veramente obeso, però in fase adolescenziale, prima e a cavallo diciamo dello sviluppo, sono stato in forte sovrappeso, quindi diciamo fino alla terza media, primo liceo eccetera, ero veramente veramente in carne e cicciottello, quindi ho più o meno un'esperienza pratica e diretta di quelle che sono le criticità che comunque, bisogna scendere a patti con questo, dovrò sempre affrontare, e anche il fatto di avere un pool di atleti che seguo e che seguiamo mi permette di capire qual è la diversa risposta e quali sono i fattori che in un certo senso ci remano un po' contro, ma soprattutto come affrontarli. Allora, diciamo che se stiamo in questa condizione, se siamo stati obesi o sovrappeso, sono due le problematiche principali e i fattori che ci condizionano. Il primo fattore riguarda il set point di massa grassa, e su questo ci torneremo tra un attimo, e il secondo fattore riguarda la gestione, la capacità di gestione dei nutrienti che andiamo a digerire. Quindi analizziamo questi due fattori e vediamo come regolarci. Iniziamo col primo punto, ossia il set point di massa grassa. Ora, qual è il discorso? Che per il nostro corpo c'è una determinata percentuale di massa grassa che è identificabile come lo standard, il normale. Quindi per esempio per il mio corpo la percentuale di massa grassa che Ludovico dovrà avere per stare in salute è del 14%. Perché è importante? Perché ovviamente il mio corpo cerca di tendere a questa percentuale, quindi nel momento in cui io salgo sopra il 14% attua una serie di meccanismi attraverso la leptina, tiroidea, insomma meccanismi ormonali e non, per fare in modo che la massa grassa tenda a scendere, quindi c'è un aumento del metabolismo e via discorrendo, proprio perché cerca di portarmi a quel 14%. Ma d'altro canto, nel momento in cui io inizio a scendere sotto questo 14%, allora il mio corpo attua tutta una serie di meccanismi che sono, diciamo, esattamente l'opposto, per cercare di farmi risalire di BF, quindi un crollo metabolico e via discorrendo. Quindi io sostanzialmente mi accorgo che sto un po' giù, tendo ad avere sempre fame, quindi il mio corpo mi manda tutta una serie di segnali per dire: guarda Ludo, stiamo un po' sotto, cerca di mangiare un po' di più. Proprio perché per questioni di sopravvivenza, per lui quel 14% è il numero magico a cui io devo cercare di stare per stare in salute. Ora ovviamente questo 14%, numero assolutamente inventato, non è uguale per tutti. Quindi magari Raffaele ha un set point di massa grassa del 10%, Enrico c'ha un set point del 18% addirittura, Luca c'ha un set point del 12% e così via. Quindi ovviamente il comportamento di questi diversi corpi e organismi nelle fasi di massa e di definizione, in generale nel percorso di questi diversi individui, sarà fortemente diversificato, e questo è il motivo per cui ci sono persone che magari a 3000 calorie in massa sono comunque squartate, perché il loro set point di massa grassa è tendenzialmente basso, quindi il corpo, anche se buttiamo tante tante calorie, comunque cercherà di tendere sempre a quel set point, ossia la BF non si alzerà più di tanto. Ok, perché è utile tutto questo? Perché seppur il set point di massa grassa è dettato principalmente da fattori genetici, ossia ci nasci, ecco, il nostro comportamento, soprattutto in fase di sviluppo adolescenziale, va ad influenzare fortemente quello che è il set point, perché se il nostro organismo vede che c'è una rigogliosità, un'abbondanza di cibo durante tutto questo periodo di sviluppo, allora tenderà, possiamo dire, ad adagiarsi sugli allori, ossia a riconoscere un set point di massa grassa tendenzialmente un po' più elevato. E questo ovviamente è dettato da fattori di sopravvivenza, perché il nostro corpo sfrutta questa occasione, questo contesto di abbondanza di cibo per portare l'asticella un po' più in alto e tendere sempre a un livello di massa grassa che ovviamente rappresenta più scorte energetiche per sopravvivere da futuri periodi di carestia. Ok, quindi capiamo bene che se siamo stati obesi o sovrappeso, probabilmente il nostro set point di massa grassa sarà tendenzialmente più elevato rispetto alla media. E questo che cosa vuol dire all'atto pratico? Come ci condiziona? Allora, la prima cosa a cui scendere a patti riguarda la fase di bulk, ossia dovete accettare che non farete probabilmente dei bulk veramente produttivi, ma al contempo puliti. Ossia, faccio il mio esempio classico: io quando vado in periodi di massa tendo comunque a perdere
perdere le forme, tendo a prendere molto grasso. Questo perché il mio corpo, subito quando vede che c'è un'abbondanza di cibo, mi riporta tendenzialmente al mio set point, che essendo un set point elevato, diciamo, posso scordare di stare a 4.000-5.000 calorie squartato e svenato. Magari a 4.000-5.000 calorie ci arrivo, però comunque tenderò a essere un po' cicciottello. Questo è perfettamente normale, è una cosa, ripeto, a cui io devo scendere a patti, perché per sfruttare al massimo, per stare in un contesto quanto più anabolico possibile, comunque il mio corpo deve stare al suo set point di massa grassa o leggermente più in alto. Questo perché ovviamente stando sotto il nostro set point il corpo sarà in allarme e inibirà gran parte dei processi anabolici. Quindi prima questione, quella di fare bulk non per forza puliti, che non vuol dire ovviamente tornare ad essere obesi o sovrappeso, ma accettare di stare tendenzialmente sporchi in fase di bulk. Ora, secondo punto riguarda la fase di definizione, ossia se il nostro set point di massa grassa è, di nuovo, per esempio al 14%, allora io mi devo rendere conto che una volta che scendo al 13, al 12, all'11% di massa grassa, anche se allo specchio non sto tirato, squartato e svenato, ecco, comunque inizio ad accusare i sintomi di una fase di definizione, inizio a sentirmi letargico, stanco, spossato e via discorrendo. Mi vedrò anche vuoto e ovviamente questo vuol dire che per continuare nella mia fase di definizione dovrò alzare ancora di più l'asticella, quindi dovrò scendere ancora di più di calorie per forzare il corpo, dovrò aumentare gradualmente l'output, il volume di allenamento, il cardio che sia, e quindi il percorso sarà questo. Dovrò sforzarmi molto di più rispetto a una persona che magari ha un set point del 10% per scendere a un tiraggio per esempio di gara. Questo perché da un mio ipotetico 14% fino a un 5, 4, 3% di massa grassa in gara il viaggio è molto lungo, mentre una persona che ha un set point del 10% ovviamente ha un viaggio molto più corto da fare, quindi il corpo sarà molto meno allarmato da questo drop, da questa diminuzione di massa grassa che riceverà. Ok, detto questo, passiamo al secondo punto, ossia la gestione dei nutrienti. Ora cerchiamo di buttare un po' di fisiologia di base. Allora, il tessuto adiposo è costituito da cellule chiamate adipociti. Ora, più ingrassiamo, più questi adipociti si riempiono di trigliceridi. Questa è definita l'ipertrofia adipocitaria, perché l'adipocita cresce di dimensioni. Ma a un certo punto i nostri adipociti non possono magari più contenere il grasso, quindi quando arriviamo a stati di sovrappeso, obesità, che cosa succede? Che il nostro corpo continua ad immagazzinare tessuto adiposo come? Creando nuovi adipociti. Quindi gli adipociti che abbiamo sono ormai pieni, saturi, e se ne creeranno di nuovi. Questi nuovi adipociti si andranno a riempire di trigliceridi e a loro volta inizieranno a crescere. Ecco, questo fenomeno è definito invece iperplasia adipocitaria. Benissimo, qual è il problema però? Che quando dimagriamo il processo inverso non può farsi, nel senso che gli adipociti che sono stati ormai creati là rimarranno. Quindi un soggetto che è stato in sovrappeso, più verosimilmente obeso, avrà più adipociti del normale. E l'adipocita tendenzialmente, una volta che c'è, chiama sempre grasso. Quindi nella situazione di competizione tra il tessuto adiposo e quello muscolare, un soggetto che è stato obeso o sovrappeso tenderà sempre, indipendentemente da tutto quel discorso del set point, a prendere grasso. Quindi sarà molto più complesso veicolare tutto il surplus calorico in fase di massa in favore del tessuto magro, del tessuto muscolare. Ok, benissimo, quindi posto questo, come possiamo comportarci al meglio se siamo stati sovrappeso o obesi, sia in fase di bulk che in fase di definizione? Iniziamo con la fase di bulk. Ecco, come detto, il nostro set point sarà tendenzialmente alto, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è arrivare a questo set point di massa grassa, quindi accettare che arriviamo a quel punto, siamo tendenzialmente sporchi, la nostra fase di bulk, la nostra situazione realmente anabolica inizierà solamente là. Ecco, a questo punto, proprio per questa difficoltà di stoccaggio del surplus energetico dei macronutrienti in favore del tessuto muscolare, dobbiamo operare due importanti strategie. La prima è quella di salire assolutamente gradualmente di calorie. Nel senso che dobbiamo aspettare uno stallo veramente di 3-4 settimane prima di alzare le calorie, e anche nel momento in cui le alziamo, alziamole di poco. Quindi per questo mi rifaccio al video dedicato alla massa pulita. Seconda cosa è essere maniacali sul timing dei nutrienti, anche per questo ho dedicato un video tempo fa. Questo perché? Perché dobbiamo cercare di sfruttare quella che è la finestra anabolica post-workout, o meglio la peri-workout nutrition, quindi pre, intra e post, per cercare di dare più carboidrati possibili, perché in questo contesto i carboidrati verranno gestiti meglio. C'è una proliferazione dei GLUT4 a livello della membrana, quindi tutto il glucosio che sarà in circolo verrà stoccato a livello muscolare, e possiamo assicurarci quindi che, anche se abbiamo più adipociti, comunque
non saranno così vincenti rispetto al tessuto magro. Quindi quello che andremo a dare a livello energetico sarà stoccato principalmente nel miocita, nelle cellule muscolari. Altro punto riguarda il mini cut, ossia se vediamo che la nostra body fat, la nostra massa grassa tende a sfuggerci di mano durante il periodo di bulk, allora inseriamo subito un mini cut, quindi scendiamo in una normocalorica, una lieve ipocalorica, ma per questo ho dedicato un video proprio sul mini cut. Però è una strategia che se siamo stati in sovrappeso o ex obesi comunque dobbiamo tenerci come carta da giocare. Ok, benissimo, passiamo alla fase di definizione. La prima cosa è di nuovo scendere a patti. In questo caso dobbiamo scendere a patti sul fatto che vuoi non vuoi sarà difficile definirci veramente, proprio perché la strada tra il nostro set point e il livello di tiraggio che realmente vogliamo sarà comunque tendenzialmente lunga. Quindi quello che dobbiamo fare è armarci di santa pazienza, scendere gradualmente a livello calorico, ma soprattutto il nostro consiglio è quello di aumentare molto l'output, ossia puntare soprattutto a un aumento dell'output energetico, vuoi per il cardio, vuoi per il volume di allenamento in sala pesi, per cercare di creare il deficit energetico. Questo perché in questo modo otterremo il metabolismo tendenzialmente attivo, quindi non andremo incontro a tutte quelle situazioni di depressione metabolica che sono verosimilmente pericolose. E quando parlo di aumentare il cardio, vi riporto quella che è la mia esperienza, si può anche arrivare verosimilmente a 2 ore di cardio al giorno, 6-7 volte a settimana, più le sessioni di sala pesi che possono essere 1 o 2. Ecco, questi scenari non sono assurdi se vogliamo raggiungere una condizione da gara, quindi tiraggi che veramente sono estremi. Ovviamente se vogliamo semplicemente dimagrire non c'è bisogno di fare così tanto sforzo, però di nuovo il nostro invito è quello di puntare soprattutto su un aumento dell'output energetico. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda le strategie da utilizzare se siamo stati obesi e sovrappeso. Io ci tengo soltanto a dire una cosa molto importante: nonostante questo passato che abbiate avuto, non dovete stare scoraggiati, non dovete abbattervi, perché i risultati li raggiungerete comunque, magari li raggiungerete molto più lentamente, avrete più difficoltà, però se siete usciti da quella situazione avete la capoccia, avete la testa per poter fronteggiare anche tante ore di cardio, per poter fronteggiare qualsiasi ostacolo che avete davanti. Quindi non dovete demordervi, non voglio che da questo video passi veramente un qualcosa di demotivante, anche perché di nuovo io non sono stato obeso, però comunque mi porto dietro alcuni strascichi di uno stato di sovrappeso e non me ne faccio assolutamente un problema. Ovviamente maglia grossa quando sono in fase di bulk, però posto questo, passo dopo passo la situazione andrà sempre a migliorare. Di nuovo con questo vi invito a seguirci sulle varie piattaforme, andate a vedere Zeus, il nostro primo programma di allenamento annuale che sta qua sotto nel link in descrizione, e con questo vi rimando al prossimo video.